Io direi di cominciare subito con dei dati su questa nuova edizione del Premio Istrio. Siamo a 28 edizioni dal 1989 ad oggi. Il premio è stato fondato da Ugo Ronfani, direttore anche della rivista, ideatore della rivista, ed è un premio per le giovani generazioni e per artisti già affermati in una sorta di staffetta generazionale. Per i giovani ci sono due premi: il Premio Istrio alla vocazione per attori under 30 e il Premio Istrio scritture di scena per drammaturghi sotto i 35 anni. In questi anni sono passati davanti alle giurie variamente composte 3.500 ragazzi, sono state assegnate 50 borse di studio e il concorso, possiamo definirlo appunto il premio, non solo un concorso, anzi esattamente il contrario del premio che finisce lì, perché si svolge davanti a talmente tanti registi, attori di teatro affermati, che per i ragazzi diventa un'occasione di farsi vedere, conoscere, e spessissimo, moltissimi di noi hanno attinto a piene mani dalle rose dei candidati anche quando non avevano vinto il premio. Quindi è un'occasione importantissima per i ragazzi di farsi conoscere appunto da chi il teatro lo fa. Per gli artisti già affermati invece ci sono le seguenti categorie: il Premio Istrio all'interpretazione, alla regia, alla drammaturgia, il Premio Istrio Altre Muse per le arti dello spettacolo, il Premio Istrio Iceberg per una giovane compagnia, il Premio Istrio Corpo a Corpo per i linguaggi del corpo, il Premio Istrio Twister come migliore spettacolo a giudizio del pubblico. C'è una rosa di 10 titoli che viene sottoposta al giudizio del pubblico e quindi vengono giudicati da chi li ha visti e non da una giuria di addetti ai lavori. E niente, basta. La votazione ovviamente del Premio Istrio Twister avviene online. Sì, grazie Mario. Le altre votazioni invece avvengono in vario modo. Quello che vorrei aggiungere sono però le novità di quest'anno, che sono delle felici collaborazioni che abbiamo iniziato, soprattutto con tre realtà a noi molto care, a noi che appunto seguiamo i percorsi formativi soprattutto delle nuove generazioni, e collaborazione con il Premio Scenario e con il progetto Forever Young della Corte Ospitale di Rubiera sono due premi importantissimi destinati alle giovani compagnie emergenti. Hanno cadenza entrambi biennale e ci siamo messi insieme per poter ospitare ad anni alterni qui al premio, in una delle serate, lo spettacolo che ha vinto un anno Scenario e l'anno dopo Forever Young Rubiera. Abbiamo avuto un eschimese in Amazzonia l'altro ieri qui all'Elfo alla Sala Bausch, l'anno prossimo avremo il vincitore del progetto Forever Young che si scoprirà a luglio a Rubiera e poi così di seguito negli anni successivi. L'altra collaborazione che ci sta molto a cuore è con PAV di Roma per il progetto Fabula Mundi Playwright Europe Beyond Borders sul tema dei confini, della drammaturgia contemporanea legata al tema del confine nel senso più ampio del termine, che si in qualche modo associa al nostro premio per i giovani drammaturghi under 35 creando una segnalazione apposita per un testo che abbia trattato questo tema del confine. Poi entreremo più in dettaglio con Claudia Di Giacomo quando sarà il momento di premiare i giovani drammaturghi. E naturalmente i ringraziamenti di rito vanno a tutte le persone che hanno lavorato per realizzare il Premio Istrio, prima di tutto lo staff di Istrio che quotidianamente si dà da fare su più fronti perché queste tre giorni avvengano, ma naturalmente anche tutti i collaboratori della rivista Istrio, tutti i giurati che compongono le nostre varie giurie, che sono circa 77 tra i collaboratori della rivista Istrio e coloro che poi, come anche Mario, compongono le giurie del Premio alla Vocazione, del Premio Scrittore di Scena e così via. Sono tantissimi, ovviamente non ve li dico tutti per nome, però sappiate che sono più di 70. Invece i nomi vorrei dirveli dello staff di Istrio che ha contribuito e al quale si deve la realizzazione di questo premio, che invito in scena qui accanto a me, Ilaria Angelone.